Prova, prova, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova. Ah, siamo entrati nella settimana della Champions League. Finalmente, finalmente. Un giorno poi vi racconterò anche perché questo video poteva essere il mio bivio e cambiarmi completamente la vita, ma ci arriveremo con calma. Sono veramente euforico e non vedo l'ora di osservare delle partite di livelli altissimi, dato che la Champions, come sappiamo, è il meglio che può offrire il calcio mondiale. Sì, forse addirittura più del mondiale stesso, dato che comunque le squadre nazionali sono diverse dalle squadre di club. Oggi voglio un po' andare a parlare degli under 23, dei 10 under 23 più forti che sono rimasti in gioco. Purtroppo io di anni ne ho già 26, vado per i 27 perché sennò mi sarei trovato in cima alla lista al primo posto come più forte in assoluto. Forte un po' come Gabriel Jesus del Manchester City, del Brasile, sapete benissimo, compagno di reparto di Agüero, di Neymar, ma vabbè, ma perché ve lo sottolineo? Oh ragazzi, questo segna, questo butta dentro il pallone, questo fa dei gol. Guardiola non esce più di casa senza Gabriel Jesus in attacco. Tra l'altro quest'anno potrebbe addirittura battere il suo record di gol segnati, dato che hai messo molto molto bene nei primi mesi del 2019, quindi secondo me a fine anno ne segna una sporta. Rimaniamo in Inghilterra e rimaniamo a Manchester, perché ovviamente Marcus Rashford è un altro di quelli che non ti puoi far scappare, posizione numero 2. Ciao Mu, grazie per quello che hai fatto per noi, è arrivato a Solskjaer e Rashford è diventato una macchina da gol. Cioè addirittura per far giocare lui, Lukaku fa la panchina, comunque non è più un giocatore così importante nello scacchiere del Manchester, ma com'è possibile? Lukaku, una mucca, una bestia, un gigante. Chissà che in Champions League contro il PSG, contro Buffon, la vecchiaia, contro l'inesperienza, la freschezza, bella sfida. E sempre in Premier addirittura c'è Dele Alli. Stavolta speriamo che non sia nudo come nei video che ha fatto girare un po' sul web. Tuttocampista completo. L'Inter ha già separato la potenza di questo giocatore. E adesso sta a Borussia Dortmund. Questa è una partita mica scontata, eh? Forse la tripla. Sì, so che fa ridere parlare di Kylian Mbappé, ma a tutti gli effetti è un under 23. Addirittura quest'anno è l'under 21 più forte del mondo. Come dargli torto? Quando un giorno Ronaldo e Messi non ci saranno più, ci sarà lui. Sarà il nuovo crack mondiale del calcio. Eppure assomiglia terribilmente a Donatello delle Tartarughe Ninja. Questo mi fa morire da ridere. Questo per non fare brutta figura lo facciamo pronunciare da Google. List. Non credo che si dica così, ma va bene. Giovane, classe 99, ma già capitano dell'Ajax. Dovrà sfidare il Real Madrid e non è assolutamente una cosa facile, anche se non è più il Real che conoscevamo tutti, dai. Roccioso, forte fisicamente, forse completo. E in Olanda fa anche qualche gol. Ovviamente i due campionati sono diversi. Però in Italia è ricercato. In tanti lo vogliono e vorrebbero spendere dei soldini. Sarebbe interessante vedere un confronto con lui e i vari Koulibaly, Manolas, Skriniar, Chiellini. E poi c'è Pulisic che è del Borussia Dortmund, ma non è del Borussia Dortmund. È passato al Chelsea ed è rimasto in prestito ai tedeschi, ma 64 milioni di euro sono soldini. Almeno questa volta il Borussia è riuscito a non vendere uno dei suoi gioielli al Bayern Monaco, eh? Stai a vedere, tempo un anno e finisce là. E poi c'è Dembélé, che non sa fare i palleggi e le presentazioni, ma sembra essersi svegliato dopo aver vinto il mondiale quest'estate. Anche perché 150 milioni di euro erano soldini da investire sul suo cartellino. Poi c'è Asensio, che è l'unica eccezione, dato che comunque ha già compiuto 23 anni, in gennaio, qualche giorno fa, ma non potevo non metterlo, soprattutto in Champions, perché a tanti piace ancora scrivere Asensio 4-1 è finita. È bello, bello dirlo, vero? Non c'è più Ronaldo, il futuro del Madrid e forse anche della Spagna intera è nei piedi di questo ragazzo. Finalmente torniamo a casa, infatti respirando riusciremo a sentire l'aria d'Italia. Ah oh, Inter e Napoli sono andate fuori, non ci posso fare niente, non è colpa mia. Parliamo di Juve-Roma e cerchiamo di non cadere nel ridicolo e nello scontato, nel banale. Di Zaniolo ho già parlato in un altro video, ve lo trovate qua nel canale, nelle schede, e quindi proviamo a dire un altro nome? Kluivert. A me piace tanto, anche se sta giocando poco. Di Francesco non è mica scemo, eh? Lo vuole far entrare nei meccanismi della squadra un pochino per volta. Un po' come fatto con Hunder l'anno scorso, che giocava un po' di meno e quest'anno gioca di più. Che riesca a raggiungere i livelli del padre, non ne ho idea, me lo auguro per lui, è un giocatore interessante. Vediamo, vediamo. Poi arriva la mia Juve, che se la tira, fa la suborona con CR7, a noi c'è Cristiano Ronaldo, poi prendiamo tre pappine dall'Atalanta e muti zitti a casa. Diciamo che non siamo una squadra giovane e ci sono pochi ragazzi che corrispondono a queste descrizioni. Su tutti però c'è Ken. È un classe 2000, quindi fra tutti questi signorini qua è il più giovane in assoluto. Anche l'unico ad essere nato nel nuovo millennio, per questo mi sento ancora più vecchio. Con l'Atletico è difficile che possa essere lui la stella, il giocatore in grado di risolverla, me lo auguro, chissà.
chissà, magari. Però Ronaldo e Mandzukic credo che siano l'attacco titolare in questa Juventus in questo momento. Però a gennaio non hanno voluto darlo via per farlo rimanere a giocare con quelli forti, quindi secondo me ci puntano. Io lo so, ne abbiamo già detti 10 e magari qualcuno di voi si aspettava anche qualche altro nome, ma ho cercato di fare qualcosa di fatto bene. Non più di un giocatore per squadra e comunque quelli un po' più conosciuti, ce ne saranno stati tanti altri, ma magari non li conoscevo e andare a parlare di quello che non conosco, non mi piace. Poi in realtà sono anche curioso di sapere le vostre scelte, perché io sì, posso aver pensato in questo modo, ma magari non siete d'accordo. Ma in realtà lo so benissimo, siete già lì che muovete le ditine e scrivete il commentino, quindi ci vediamo lì sotto. Vado a piangere in un angolo pensando di essere vecchio, anche se in realtà mi sono fatto la barba.